Il quotidiano Teramano, La Città, compie 15 anni, un'avventura editoriale costante nel tempo, nonostante le grandi difficoltà che la carta stampata sta attraversando. Per il suo 15° compleanno, il giornale lancia una serie di nuove iniziative per rafforzare il legame con il territorio. La prima delle novità sarà in edicola lunedì 8 marzo. Ci sono tante novità che aspettano i nostri lettori. Intanto, a partire da martedì 9 marzo, il nostro quotidiano sarà in edicola autonomamente, quindi non più in abbinata con il resto del Carlino, un quotidiano che ci ha fatto compagnia per tanti anni e che ringraziamo naturalmente per tutta la collaborazione estrema che c'è stata fra le testate, ma usciremo per l'appunto in autonomia. Questo vorrà dire che il giornale sarà proprio del territorio, ancorato ancor di più al territorio teramano, dove non mancheranno chiaramente le notizie di cronaca nazionale. Quelle non potrebbero assolutamente mancare e saranno ovviamente approfondite. Uno sguardo però anche alla regione. Assolutamente sì, perché tra i nostri progetti imminenti c'è proprio la regionalizzazione del quotidiano. Voi non siete in edicola il lunedì di solito, ma questo lunedì 8 marzo invece ci sarete con una cosa speciale. Assolutamente sì, vi aspettiamo tutti in edicola perché sarà un giorno particolare. Lunedì 8 marzo, festa della donna. E allora partiamo proprio dalle donne. Come direttore donna, ruolo di cui vado fiera perché insomma una direttrice donna di quotidiano è davvero rara, vogliamo proprio esaltare l'universo femminile, quindi andrete in edicola e troverete gratuitamente per voi il numero della città tutto dedicato alle donne, in cui vi spiegheremo anche tutti i nostri progetti. Una cosa importante da dire è che vogliamo sempre di più essere ancorati al territorio, avere uno stretto contatto con tutte le progettualità del territorio, vogliamo essere cassa di risonanza dell'intera regione, anche perché no, perché chiaramente nel nostro quotidiano sono presenti pagine regionali. Insomma, vogliamo davvero entrare ancor di più nella realtà della provincia di Teramo e dell'intero territorio abruzzese.